Ti amo da morire, una canzone e mille progetti per rompere il muro del silenzio. Una canzone che ripercorre le fasi emozionali di una vittima di violenza, qui, ed una campagna di sensibilizzazione contro il femminicidio, Ti amo da morire, presentata in anteprima nazionale dal Partito Socialista Italiano. Ti amo da morire, il progetto ideato da Pasqualino De Mattia, esponente del PSI Molise, per porre fine al senso di impotenza e immobilismo davanti ai continui drammi che imperversano sui media ogni giorno. Pasqualino De Mattia, il segretario provinciale di Isernia del Partito Socialista Italiano, questa campagna cosa vuol dire, questo percorso del partito e proprio dal Molise quest'idea? Diciamo che la campagna parte dal Molise, una delle regioni più piccole d'Italia, e questo vuole essere anche un segnale che anche nelle regioni piccole si possono fare cose buone. Il nostro sforzo è stato quello di creare qualcosa di positivo per combattere il femminicidio. Non basta fare solo chiacchiere o parlare di cose in maniera astratta. Il nostro vuole essere un contributo fattivo, una raccolta di fondi attraverso la vendita di gadget che saranno venduti per finanziare un progetto di sensibilizzazione nelle scuole, in quanto crediamo che la cosa più importante da fare è proprio sensibilizzare nelle scuole con i giovani e con il futuro. Lei si trova qui ospite a Formia. Quindi vuole lanciare questo messaggio anche per le regioni limitrofe, una campagna che si muove, una campagna che vuole coinvolgere tutte le regioni. Questa campagna non solo vuole coinvolgere tutte le regioni, ma vuole essere un modo diverso di fare sensibilizzazione. Non una fotografia fatta l'8 marzo o il 25 novembre, ma un film che va in onda tutto l'anno e che cerca di mantenere alta l'attenzione su un problema che ormai ha assunto dei contorni veramente drammatici. Parlare di una donna uccisa ogni 72 ore credo che siano dei numeri veramente spaventosi, e quindi bisogna fare qualcosa per intervenire. Questa ormai è una campagna nazionale e quindi ci teniamo che tutti quanti in tutte le regioni aderiscono e facciano proprio questa iniziativa. Molto importante sarà anche la promozione della canzone. Noi abbiamo finanziato ed è su internet, su un sito che si chiama www.tiamodamorire.it, dove metteremo in evidenza tutto ciò che realizzeremo e i progetti che saranno finanziati con questa campagna. Come hanno risposto i media a questa campagna? Diciamo che per ora c'è stata non una grandissima attenzione, però credo che sia anche dovuta al fatto che in questo periodo ci sono tantissimi problemi in giro. Nella nostra regione, Molise, abbiamo avuto un grandissimo rilievo da parte di tutti i media che ci hanno dato grandissimo spazio e stanno continuando a supportare questa campagna. E speriamo che anche in altre regioni, come qui stasera, si possa continuare a fare promozioni per questa campagna.